Piazza del Popolo gremita di gente per l'ottava edizione di CNA Day in Moda, un'iniziativa che vuole sfidare la crisi promuovendo il settore del tessile abbigliamento e rilanciando l'economia della provincia. È stata un'edizione dedicata ai grandi marchi legati all'intimo, alla moda mare e moda giovane con brand famosi e testimonial d'eccezione. L'evento è stato organizzato dalla CNA di Pesaro e Urbino con il sostegno di main sponsor e partner istituzionali come la Camera di Commercio, la Regione Marche e il Comune di Pesaro. Effettivamente l'iniziativa all'ottava edizione è molto ben rodata, le difficoltà ci sono naturalmente perché anche in questa edizione si riflettono le difficoltà economiche che l'economia ha, insomma. La CNA però, quale grande associazione che è, riesce a fare anche questo, perché è un'associazione che ho l'onore di guidare da un anno di duro lavoro per intercettare, cercare di esaudire al meglio le esigenze delle nostre imprese. Questa è la dimostrazione di quello che sappiamo fare, quello che vogliamo fare da parte di un'associazione che da tempo non fa più solo servizi tradizionali, ma è impegnata alla promozione delle proprie imprese sul territorio e anche all'estero. Quindi io direi che questa è un'iniziativa legata alla moda che, oltre a essere un'iniziativa spettacolare che noi abbiamo il piacere di offrire alla città, è essenzialmente rivolta al mondo del lavoro, alle nostre imprese migliori che ci credono, investono e vengono qua a esibire il loro prodotto, perché spesso anche i nostri cittadini non conoscono la qualità che possono produrre le nostre imprese locali, provinciali. Quindi un grazie alle nostre imprese che partecipano e ci credono assieme a noi. Siamo veramente stati bravi, posso dirlo, perché è 3 anni che combattiamo contro il tempo e contro le avversità del tempo, quindi però finalmente siamo riusciti a partire. È stata una fatica enorme e io penso che il mio staff, la mia regia, tutti quelli che stanno dietro al backstage e tutto quanto, se non siamo il massimo che in questo momento possiamo esprimere e fare in una situazione del genere. Certo è che quando si combatte con certe realtà diventa difficile. Vedete un po' anche voi la frenesia che c'è dietro al backstage, quante persone ci lavorano, quante persone, quanti curiosi ci stanno. Mettere insieme tutti, assemblare il tutto non è facile, insomma.